GF VIP, Giulia De Lillis furiosa con Andrea Damante, basta, sono stufa Winzuiden. Gossip Grande Fratello VIP, Giulia furiosa in macchina con il suo amato Andrea. Primo litigio social tra cancelletto Giulia De Lillis e Andrea Damante dopo il Grande Fratello VIP 2017. In questi giorni, i Damellis, così come vengono chiamati dai loro tantissimi fan, sono tornati a farsi vedere insieme sui social e in particolar modo su Instagram sono tornati a postare le classiche stories che possiamo vedere ormai ogni giorno sui loro account ufficiali. Proprio nei giorni scorsi Andrea e Giulia si sono resi protagonisti di uno scontro avvenuto in macchina e visto da centinaia di migliaia di followers. Prima lite tra Andrea e Giulia dopo il GF VIP, ecco perché. Nel dettaglio abbiamo visto che Giulia da quando è uscita dalla casa del cancelletto Grande Fratello VIP ha una voglia matta di poter guidare l'automobile e a quanto pare Andrea non le dà la possibilità. La De Lillis, infatti, ha postato una stories su Instagram in cui appare decisamente furiosa e dice di essere stufa del fatto che Andrea non le dia la possibilità di guidare la macchina, perché dice di non fidarsi e che gli vengono gli attacchi di panico mentre lei è alla guida. Una lamentale che come vi dicevamo è stata ripresa e ovviamente spiattellata sui social, dove i Damellis condividono moltissimo della loro quotidianità con i tantissimi fan che li seguono soprattutto adesso che le quotazioni di entrambi sono ancora più in ascesa dopo l'edizione di grandissimo successo del GF VIP. Un piccolo litigio che testimonia il malcontento di Giulia per questa decisione del suo fidanzato che proprio non sembra essere disposto a farla mettere al volante. Riusciranno a trovare un accordo nel corso delle prossime settimane oppure ci saranno dei nuovi scontri social tra i due fidanzatini? Perché Giulia De Lillis non è andata da Barbara D'Urso? Dubbi e sospetti dei fan. Nel frattempo i tantissimi fan del Grande Fratello VIP che quest'anno hanno avuto modo di seguire Giulia De Lillis all'interno della casa si chiedono il motivo per il quale la ragazza non abbia ancora preso parte alla trasmissione Pomeriggio 5, condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. Le due sono grandi amiche eppure Giulia fino a questo momento non ha mai partecipato alla trasmissione pomeridiana di Canale 5 dove sono stati ospiti tutti gli altri finalisti di questa edizione. Come mai? Possibile che il rapporto tra Giulia e la padrona di casa di Pomeriggio 5 si sia deteriorato dopo la partecipazione al GF VIP? Vedremo gli aggiornamenti delle prossime ore.